Il Mondiale di Baseball si giocherà anche a Chieti, sul Diamante di Santa Filomena. È un evento sportivo eccezionale che sarà accompagnato da numerosi eventi collaterali per promuovere il territorio e da abbinare a tre giorni, dal 23 al 25 settembre, di grande sport. Abbiamo la Coppa del Mondo di Baseball in fase semifinale a Chieti, quindi 5 fra le squadre più forti al mondo si contenderanno a Chieti l'accesso alla finale. È un evento di valenza assoluta, cercheremo di prepararlo con una serie di film nelle scuole sul baseball e altri eventi collaterali che preparino la gente ad accogliere calorosamente questo evento. La tappa chietina del Baseball World Cup è anche la prima manifestazione sportiva Green Event per promuovere azioni e buone pratiche che incentivano la sostenibilità ambientale. Molto entusiasti, Andrea Bodi, direttore del comitato organizzatore World Cup, e il presidente della Federazione Italiana Baseball e Softball, Riccardo Fraccari. Ma intanto è una cosa eccezionale, un mondiale di queste dimensioni a Chieti credo che non si sia mai visto, è doveroso per la città di Chieti, per l'Abruzzo, per tutto quello che ovviamente ha significato, e ci aspettiamo che questa manifestazione possa certamente far aumentare l'interesse per queste discipline che comunque già in Abruzzo sta avendo un grande interesse. Un riconoscimento in più per Chieti e l'Abruzzo, che premia la scelta dei grandi eventi della regione, soprattutto oggi che impianti e infrastrutture sono sicuramente all'altezza. Noi continueremo su questa strada, eventi di livello internazionale per presentare l'Abruzzo nella maniera migliore, per far sì che i nostri impianti possano essere sfruttati per iniziative di livello internazionale che permettano di crescere anche alle nostre generazioni da un punto di vista sportivo.